Buonasera, siamo con Eugenio Corsio, giornalista, scrittore, esperto di Buonasera. economia. Una serata importante, siamo qui ospiti dei Rotary di Adria, di Portoviro, un interclub, ma per parlare del libro. È un libro che racconta di economia, ma anche di sociale, di società. Eh sì, c'è molto di società, come dire, di vita molto inquietante, se vogliamo, perché racconta una realtà che purtroppo è sotto gli occhi di tutti, ad ogni livello. Perché le diseguaglianze vanno dai poveri che ci sono in Italia, che sono tanti, fino alle diseguaglianze globali. Abbiamo sotto occhio, ad esempio, adesso in questi giorni il fenomeno dell'immigrazione, che non è altro che la manifestazione più drammatica di diseguaglianze spaventose, di cui nessuno ha colpa, o meglio, nessuno ha colpa. Tutto e nessuno, insomma, è una situazione oggettivamente di una complicazione drammatica che sta diventando assolutamente devastante, che è stata aggravata dalla pandemia del Covid e adesso dalla guerra, e questo è ancora più preoccupante. Ancora c'è molto da fare, una coscienza, una consapevolezza in tutte, a tutti i livelli politici, amministrativi, sociali, che è un problema vero che va affrontato Se noi cominciamo a farlo conoscere, poi i politici decideranno come affrontarlo, devono farlo assolutamente. In tutto questo l'ascensore sociale, cioè il passaggio da una qualità della vita all'altra, da una categoria all'altra, diventa sempre più complicato. Eh sì, come dice il professor Stiglitz, un economista americano premio Nobel, l'unica certezza per poterne crescere economicamente, fare carriera, come si suol dire, è nascere nella culla giusta, scegliersi bene i genitori. Purtroppo questa è una verità, in certe società è più acuta, in altre meno, bisogna in qualche modo, se possibile, non scardinarla, che è impossibile, ma intaccarla, creando le opportunità e creando appunto la possibilità di progredire. Un argomento di cui parla molto nel libro, e soprattutto è sottolineato dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che ci ha fatto la prefazione, è la necessità di una delle poche speranze è l'istruzione dei giovani. La cultura ci salverà per quanto possibile, perché i giovani, se gli si sta vicino, li si assiste, gli si insegna con scuole adeguate, con strutture anche extrascolastiche, appropriate, qualificanti e calzanti con il mondo del lavoro, si può fare molto, appunto, anche per promuovere l'ascensione sociale, perché sono tutti di fronte a una realtà concorrenziale uguale per tutti, e con le stesse opportunità di partenza partono e cercano di farsi valere con i loro mezzi. Però servono le strutture, servono le scuole ben fatte, anche prima, anche le scuole primarie, insomma, istituti superiori, d'altra parte, insomma, serve una consapevolezza e un impegno politico, anche economico, per promuovere questa istruzione, perché l'istruzione è tutto. Lo stesso governatore Visco ce lo conferma, ma anche nel nostro lavoro l'abbiamo provato. Senza istruzione abbiamo perso in partenza la battaglia contro le diseguaglianze. Se contribuiamo, costruiamo un'istruzione adeguata, c'è qualche possibilità di farcela. E anche in questo la pandemia ha messo in risalto questa differenza, perché leggevo che i ragazzi che hanno avuto le difficoltà a Purtroppo collegarsi alla rete. è uno studio dell'università che abbiamo riportato nel nostro libro. Io ho parlato a lungo con un professore dell'università di Berkeley, in carica, un italiano, si chiama Enrico Moretti, molto bravo. Lui ha studiato approfonditamente, durante la pandemia, che insomma è cosa recentissima, le difficoltà. Lui anche recupera esperienze del passato a partire dalla guerra, cioè chi ha incontrato nella sua vita iniziale, nel momento del debutto alla vita, un ostacolo così grave, così pesante, così mortificante. Poi dopo se lo porta appresso anche per tutta la vita. Ma pensate a una cosa banalissima. Due esempi vi faccio. Un esempio riguarda il mio figlio piccolo. Io ho due figli, molto grande e molto piccolo. Molto piccolo si è fatto cogliere dal lockdown, stava alla scuola primaria. Aveva appena imparato a leggere, a scrivere. Era un momento proprio delicatissimo, importantissimo, troncato, anche perché mancando la scuola non ha fatto la DAD a 5 anni. E dopo ha faticato moltissimo, adesso sta riprendendosi, però insomma adesso fa la quarta elementare, si è più o meno messo al passo, però ha sofferto, poverino, i primi 2 anni moltissimo. Un suo coetaneo di pochi anni fa, che non ha vissuto questa esperienza, ha sofferto sicuramente di meno.
E così anche per esempio gli studenti delle scuole dell'ultimo anno superiori, al momento, o anche dell'ultimo anno di università, al momento di affacciarsi alla vita professionale, hanno questo handicap che è pesantissimo. Pensate a questo semplice discorso che c'è questo professore di Berkeley: un datore di lavoro, prima di promuovere una persona, verifica il suo curriculum. Se nel curriculum c'è un vuoto, fatalmente questo sarà meno bravo, avrà imparato meno cose e quindi la preferenza è per l'altra. Non è colpa di niente questo poveraccio, però è così. E quindi la pandemia è stata una cosa tragica, a parte che, insomma, che ha acuito tutte le disuguaglianze, a parte la tragedia umana che è stata, che insomma è una cosa da generare vene ai polsi, però anche economicamente ha creato ancora più disuguaglianze, ancora più sì, ancora, anche perché però per colmo di sventura si è accanita sulle classi meno avvantaggiate. Chi ha perso il lavoro? I camerieri, i meccanici, le piccole aziende che hanno dovuto chiudere, e quindi gente già faticava, adesso gli hanno dato questa ulteriore mazzata. È stata proprio una tragedia su tutti i fronti. Una nota di ottimista in fondo, come si dice sempre, in fondo al tunnel? Beh, l'ottimismo, come dicevo, è nella volontà di migliorare l'apparato formativo del paese. E poi la nota di ottimismo è basata sulla, per esempio, tornando al discorso dei migranti, il discorso attuale, sulla volontà europea di intervenire con tutta la forza e la capacità dell'intera Europa in un problema che non si può lasciare a un solo paese, sinceramente chiunque lo riconosce, e quindi bisogna intervenire in modo massiccio, in modo, se possibile, economicamente anche impegnativo, e questo può farlo tanto l'Europa. E questa è la nota di speranza, di auspicio e anche di spinta, wishful thinking, come chiamano gli americani. A fare esatto. Grazie a Eugenio Corso, buona serata. Grazie a voi, buonasera.